Ci siamo? Vai. Possiamo andare. Allora, buonasera a tutti. In parte Valeria ha già fatto le presentazioni per questo pomeriggio, per questa discussione che dobbiamo fare. Ora io poi le farò man mano che indicherò e chiamerò i vari partecipanti per il loro intervento. Abbiamo dedicato questo pomeriggio a discutere tra noi l'Umbria delle crisi industriali, vertenze, proposte, politiche attive del lavoro. Naturalmente per poter inquadrare questa questione nel suo alveo naturale ci varremo di un'introduzione di Pietro Latino, che è responsabile del Dipartimento Lavoro di Articolo 1, che credo ci darà un'idea su qual è l'impatto della crisi economica e della crisi che precedeva, l'impatto della crisi del Covid e che si è sommato all'impatto della crisi economica che precedeva la crisi del Covid sulla situazione dell'Italia, dell'economia italiana e del mercato del lavoro. In relazione a quello che sta succedendo nella nostra regione, io non mi voglio assolutamente dilungare, dirò soltanto che la somma della crisi del 2009 più le difficoltà che ci sono state nel decennio 2009-2010-2020 per l'Umbria e infine l'arrivo del Covid anche nella nostra regione ha colpito la nostra regione in un modo molto molto più pesante di quanto non sia successo per il resto dell'Italia. Se infatti si può ragionevolmente pensare che la somma delle crisi dell'inizio degli anni 2000 e quelle che si sono poi susseguite ed infine questa del Covid ha portato l'Italia indietro di una ventina d'anni, per la nostra regione in una recentissima relazione della Banca d'Italia, l'ultima relazione della Banca d'Italia per quello che riguarda la nostra regione, si parla addirittura di un regresso di 40 anni. Bisogna tornare agli anni 80 del passato secolo per poter trovare una condizione, una situazione dell'andamento dell'economia, dei principali indicatori, sia del prodotto interno lordo che della produttività che dell'occupazione, simile a quella che ha colpito la nostra regione. Oramai l'Umbria, se ne sono accorti tutti, persino la giunta regionale che aveva magnificato invece le situazioni della nostra regione tantissimo tempo fa, finalmente si è accorta che la nostra regione è precipitata dal novero delle regioni mediamente sviluppate o sviluppate del centro-nord, oramai ampiamente all'interno delle regioni del centro, delle regioni del sud. Alcune regioni del sud hanno indicatori migliori di quelli della nostra, dell'Umbria, e comunque la loro reazione alla crisi è stata fortemente più robusta di quanto non sia stato per la nostra regione. Siamo dunque in un momento di grandissima difficoltà e la vediamo naturalmente con la crescita delle crisi industriali, con le difficoltà che le due province della nostra regione stanno subendo, e bisogna anche dire che entrambe sono state colpite in maniera molto pesante, ma ancora più pesante è la crisi che sta sopportando la provincia di Terni, dove importanti comparti industriali sia dell'alimentare che della chimica sono in serissima difficoltà, e a questa si aggiunge anche l'incertezza, diciamola, chiamiamola per un momento così, della situazione delle acciaierie di Terni. Nella provincia di Perugia si moltiplicano le situazioni di crisi, e alcune situazioni che si pensava si potessero negli anni risolvere, come quelle che riguardano le aziende dell'Alta Valle del Tevere, sono invece precipitate in una situazione di difficilissimo recupero. Tutto questo richiederebbe uno sforzo e una iniziativa sia delle organizzazioni sindacali, sia
delle imprese e delle loro associazioni e nelle ultime prese di posizione della Confindustria lasciano invece capire che sono assolutamente fermi ed in attesa che arrivi il beneficio del piano nazionale di resistenza e rilancio per poter avere risorse per vedere rimettersi in moto la macchina. Sappiamo però che questo piano tocca l'Umbria, non dirò marginalmente, ma insomma certamente tocca l'Umbria in un modo non sufficientemente forte, e adesso si aggiunge un piano regionale, cioè un piano costruito dalla regione dell'Umbria, che in modo sbalorditivo indica una serie di obiettivi, ma non indica i mezzi, le risorse con i quali affrontarli o con i quali cercare di realizzarli, e soprattutto sembra muoversi per conto proprio, in totale autonomia rispetto al PNR e dal PNNR. E questo fa sì che sembra di stare in una situazione in cui si capisce di ruotare dentro un vortice che si aggrava di momento in momento, ma le iniziative per uscire da questa situazione sono molto molto difficili. Nessuno riesce a fare qualche cosa di veramente incisivo. Bene, io non voglio aggiungere altro, perché altri parleranno più diffusamente di me di questa situazione. Darei quindi, se è pronto per, e mi pare di sì, la parola immediatamente a Pietro Latino, che è il responsabile del Dipartimento Lavoro del nostro del partito di articolo 1, che è qui tra noi e della sua presenza io lo ringrazio. Vediamo un po'. Sì, mi sentite? Sì. Bene. Allora, no, sempre, diciamo, anche in attesa che Vasco e Rani si colleghi, quindi diciamo anche per consentirgli di ascoltare un po' tutti gli interventi. Io diciamo faccio una breve introduzione sulle politiche di articolo 1 sul lavoro, dato che adesso tu hai, diciamo, sostanzialmente descritto maniera, diciamo, a larghi tratti la situazione dell'Umbria. Ora, innanzitutto, permettetemi di unirmi anch'io, credo siamo tutti d'accordo, nel partire dal ricordo di Guglielmo Epifani, che posso testimoniare, perché insomma con i segretari, col gruppo dirigente di articolo 1, con Valeria, insomma, abbiamo organizzato diversi incontri, approfondimenti anche a Roma nella sua attività di parlamentare, la sua attenzione nei confronti dell'Umbria, certamente in particolare nei confronti della situazione dell'Ast di Terni, questo non c'è dubbio, ma non soltanto dell'Ast di Terni, erano costanti, quindi diciamo un legame non episodico, non diciamo momentaneo, ma un impegno che Guglielmo Epifani aveva messo davvero con tutto il cuore sulle questioni del lavoro, dello sviluppo e della difesa del tessuto industriale dell'Umbria. Quindi mi fa piacere, diciamo, iniziare ricordando questo suo impegno. Seconda questione, diciamo, noi siamo in una situazione difficile. Perché? Perché dopo avere combattuto e ottenuto alcuni importanti risultati, vi ricorderete, con il governo Conte 2, diciamo, il cosiddetto governo giallorosso, naturalmente risultati, parlo del Recovery Fund e quindi del programma Next Generation, che per l'Italia significano, tra risorse esterne e risorse interne in deficit, circa 250 miliardi
di euro, come sappiamo, quindi la più grande manovra espansiva dai tempi del dopoguerra, e anche perché quello che è successo in questo quasi anno e mezzo è paragonabile come effetto all'effetto di una guerra. Questi, dopo aver ottenuto questo successo, successo, ripeto, anche consentito da una valutazione realistica dei paesi più ricchi e più forti, penso in particolare alla Germania, che non ha potuto, in una fase poi completamente anche diversa sotto tanti aspetti, ma non ha potuto, diciamo, comportarsi con, in questa crisi, come si era comportata con la crisi, ad esempio, che coinvolse la Grecia, no? In cui la Grecia fu fatta sostanzialmente fallire. È ovvio che, diciamo, questo avrebbe significato, in questo caso, nella pandemia, avrebbe significato la dissoluzione dell'Unione Europea e del mercato unico. Questo, diciamo, non è negli interessi neanche della parte più conservatrice, i cosiddetti falchi dell'opinione pubblica tedesca. Però, fatta questa, diciamo, premessa, sappiamo che all'indomani di questo successo, diciamo, sono partite una serie di manovre che poi hanno portato alla formazione del nuovo governo. Ho voluto fare questa premessa per dire cosa? Per dire che questo governo, che ha una maggioranza larghissima, dalla Lega a Liberi Uguali e dentro Liberi Uguali articolo 1, è di per sé, diciamo, anche un campo di battaglia, cioè è un governo sostenuto da una maggioranza nella quale si scontrano e si confrontano ideali, valori e anche interessi diversi. Ora, la partita sul PNRR, sulla crescita economica, la difesa o non la difesa del lavoro, è uno dei punti principali su cui noi poi potremo giudicare l'azione del governo e l'azione delle forze politiche che fanno parte della maggioranza. Ora io vado su questa ipotesi, diciamo, interpretativa. Ciascuna forza politica deve avere il suo profilo e delle proposte chiare che contraddistinguono, diciamo, l'identità di questa forza politica. Mi permetto di dire, sono titoli, ma stiamo parlando, diciamo, a persone che sono informate dei fatti, che articolo 1, criticabile o meno, ha però un suo chiaro profilo, perché noi, diciamo, proponiamo, primo, una legge sulla salute, una legge che cambi in positivo la situazione relativa alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, perché prima di fare qualsiasi altra discussione noi dobbiamo dire con chiarezza che non si può morire sul posto di lavoro oppure per andare a lavorare o tornando dal luogo di lavoro per andare a casa. È una discussione ogni volta si fa, ci si commuove. Poi si passa però alla notizia successiva, e invece anche durante questa pandemia è proseguito, anzi è aumentato, lo stillicidio, gli incidenti e di morti sul lavoro. E questo, diciamo, è un fenomeno che non si risolve sicuramente attraverso semplicemente l'approvazione di una legge, ma l'approvazione di una legge che prevede incrementi di personale, controlli e nuovi sistemi, diciamo, relativi all'azione tra l'INAIL, Ministero del Lavoro, Sistema delle Imprese e sindacati. Questo, diciamo, è certamente una proposta che può cambiare in meglio le condizioni di sicurezza e di salute di milioni di lavoratrici e di lavoratori. Primo punto. Secondo punto, il lavoro è anche, diceva Bruno Trentin, il lavoro è anche libertà. Libertà e democrazia. Ora, noi in pochi anni siamo passati da una situazione nella quale c'erano già oltre 400 contratti nazionali di lavoro, che è una follia che c'era solo in Italia,
siamo passati da oltre 400 contratti nazionali di lavoro agli attuali 950 circa. Cioè siamo vicini a 1000 contratti di lavoro nazionali, il che significa che di fatto la contrattazione nazionale in alcuni settori, in alcuni ambiti, già non esiste più. So che amici e compagni del sindacato su questo in alcuni casi hanno, diciamo, opinioni differenti, ma questi sono però i dati di fatto. Cioè, poi possiamo avere tra di noi opinioni differenti, ma il fatto che siamo vicini a 1000 contratti nazionali di lavoro, che questo significa che in alcuni settori, pensate a quello che è avvenuto in questi giorni, c'è stata grande discussione, anche grande enfasi sulla stampa nel settore della logistica. I morti, le azioni violente, sindacalisti travolti dal camion e così via. Bene, quello è uno dei settori nei quali il contratto nazionale firmato dalle organizzazioni più rappresentative non viene quasi mai applicato. Ormai siamo al contratto fai da te. Come si può risolvere questa questione? Si può risolvere soltanto attraverso una moderna legge sulla rappresentanza, in applicazione di un articolo della Costituzione che lo prevede esplicitamente, una legge sulla rappresentanza delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni dei datori d'impresa, che preveda di dare valore, come si dice, erga omnes, cioè valore di legge. Scusate, chiedo scusa, mi scusavo il telefono. Valore di legge al contratto nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È stato fatto un accordo all'INPS che è propedeutico, più di un anno fa, che da CGL ci è seguito, che era propedeutico alla legge sulla rappresentanza. Ci sono in Parlamento 3-4 testi che possono essere unificati. Approvare entro la fine di questa legislatura una legge sulla rappresentanza che mette ordine in questo settore è fondamentale. Dal punto di vista di articolo 1 è una delle priorità assolute, sia per mettere fine allo scandalo di questi contratti pirata, sia per restituire alle organizzazioni sindacali e alla contrattazione una certezza del diritto, una trasparenza legata anche al consenso, che sicuramente farebbe fare un salto di qualità enorme alle relazioni industriali in questo paese. Quindi, punto secondo, la legge sulla rappresentanza. E legato a questo, diciamo, questo consentirebbe, ora si sta preparando anche una direttiva in sede europea, consentirebbe di affrontare, superando alcune problematiche, anche la vicenda del salario minimo. Avete visto le polemiche che ci sono state in queste settimane. Qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha dedicato addirittura 4 pagine, uno speciale contro il reddito di cittadinanza, fondato sul principio che gli stagionali in alcuni settori, particolarmente il turismo, l'alberghiero, eccetera, non trovano, no? Con le loro offerte di lavoro non trovano risposte da parte di lavoratori che sono disponibili a lavorare per 500-600 euro al mese. Cioè, diciamo, questo è lo stupore, la situazione in questo paese attualmente. Ora, una buona legge sulla rappresentanza che attribuisce valore erga omnes, cioè di legge, ai contratti nazionali, consentirebbe di affrontare in maniera seria anche il tema del salario minimo, perché ci sono alcune obiezioni che sostengono che l'introduzione di un salario minimo porterebbe al ribasso anche quei contratti nazionali e quelle categorie che sono ben oltre, diciamo, si ipotizza un limite del 9 euro l'ora, considerato non soltanto il salario ma tutti anche i diritti e le garanzie, diciamo, che sono presenti all'interno di un contratto nazionale di lavoro. Ci sono categorie che sono ben oltre, diciamo, i 9
euro, e quindi c'è il rischio che appunto poi dopo si vada a scendere invece che a salire. Con una buona legge sulla rappresentanza questo pericolo sarebbe sicuramente evitato e daremmo una risposta a circa 2 milioni di lavoratrici e di lavoratori, soprattutto del settore del terziario meno qualificato, che ad oggi lavorano a 4, 5, 6 euro l'ora, ok? E che guadagnano una miseria, che più delle volte sono anche quelli, diciamo, meno rappresentati da un punto di vista sindacale, e mi permetto anche di far notare che sono anche quelli più propensi a votare per la destra sovranista, guarda caso, che è come forma, diciamo, anche di tutela e di reazione rispetto alle forze politiche che consentono, diciamo, la prosecuzione di questa situazione. Quindi questo, diciamo, sono le tre proposte fondamentali di articolo 1: salute e sicurezza, legge sulla rappresentanza, accanto a questa la questione del salario minimo. Finisco dicendo cosa? Questione dei licenziamenti. Noi non siamo soddisfatti della soluzione che è stata trovata in Consiglio dei Ministri, su cui si è speso in particolare il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Noi abbiamo presentato anche un emendamento in Parlamento per prolungare il blocco dei licenziamenti al 31 di ottobre. Siamo convinti che avere prolungato questo blocco solo al settore del tessile e dei settori collegati al tessile sia un errore. Si è visto già, diciamo, in questi giorni, e sarà facilmente prevedibile e leggibile, diciamo, dai dati dell'INPS dei prossimi giorni, quello che sta succedendo. Vorrei però far notare che qualcosa è già successo, diceva Paolo Brutti. Cosa è successo? È successa una cosa semplice, che noi siamo già tra economia legale 900 e rotti mila e economia informale o nero. Siamo già oltre il milione di posti di lavoro in meno. Cioè, è già successo. Cioè, l'esito della crisi da un punto di vista dell'occupazione è che noi abbiamo un milione di posti oltre, perché ripeto, c'è anche il nero, oltre un milione di posti di lavoro in meno, soprattutto, visto il blocco dei licenziamenti, di quella fascia del mondo del lavoro meno tutelata, cioè i contratti a termine, che naturalmente non sono stati rinnovati, e le partite IVA, diciamo, che hanno una monocommittenza, sostanzialmente nascondendo quelle che chiamiamo le false partite IVA, ai quali non sono state rinnovate le committenze. Dentro questo sono particolarmente colpiti giovani, donne e immigrati, cioè la parte più debole della popolazione. Parliamo di un milione di persone. Gli stessi dati Istat ci dicono che poco più di un milione di persone, guarda caso forse le cose non dico che coincidono, ma insomma in molti casi sono sovrapponibili, c'è l'aumento di oltre un milione di persone che sono entrate in uno stato di povertà. Quindi non è che non è successo nulla. In questo paese, in quale sembra che il governo Conte e poi alcune misure che sono, diciamo, rimaste nel governo Draghi, per merito di Speranza, non solo di Speranza, e anche fino adesso il blocco dei licenziamenti, in questo paese c'è una parte dell'opinione pubblica che sembra quasi che viviamo in un paese del socialismo reale. Non è così. In questo paese si è perso oltre un milione di posti di lavoro nel momento della pandemia, della parte più debole del lavoro e della società. Ecco, è arrivato Vasco. Ciao Vasco. Scusate, ma ho finito adesso, anzi ho mollato adesso un convegno. Lo sapevamo. Quindi sono un po' rintronato. E allora senti, ascolta, che qui sentirai delle cose interessanti. Sì, ascolto, tranquillo. Grazie Vasco. Quindi mi avvio, a maggior ragione che è arrivato Vasco, mi avvio a concludere. Quindi questa vicenda, diciamo, dei licenziamenti ci ha visto sicuramente molto molto critici. Per fortuna, con un'azione, diciamo, sia all'interno del Consiglio dei Ministri, della Speranza, Orlando, e poi con l'incontro che
stato chiesto di fare con le organizzazioni sindacali, si è riusciti a siglare questo famoso avviso comune, su cui c'è un grande dibattito, a volte con un eccesso di ironia che nasconde insomma un atteggiamento un po' minoritario. Però questo avviso comune, che certamente non è un blocco dei licenziamenti come c'era prima, non ha un valore di legge, ma porta la firma innanzitutto del Presidente del Consiglio, della Confindustria, delle organizzazioni sindacali, prevede che, diciamo, prima di procedere con i licenziamenti ci si impegni a procedere con la cassa integrazione, e questa sono state messe delle risorse proprio per consentire, diciamo così, che ci sia una transizione più morbida. Ripeto, non è la soluzione che articolo 1 e Liberi Uguali voleva, la consideriamo una soluzione insufficiente, tuttavia guardare con un eccesso di appunto di superficialità ad una soluzione che comunque prova a garantire in un momento difficilissimo una tenuta, una coesione sociale nel paese, credo che sia un errore. Quindi cosa diciamo? Diciamo che bisogna ancora di più accelerare, è notizia di ieri o l'altro ieri, di questo incontro anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri col ministro Orlando, bisogna accelerare, sono stati anche col MEF, sono stati valutati in 4 miliardi e mezzo, se non sbaglio, poi Vasco forse ne sa più e meglio di me, mi sembra 4,5 miliardi di euro per la riforma degli ammortizzatori sociali. È chiaro che noi lì dobbiamo accelerare. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in campo strumenti universali che, a prescindere dal tipo di contratto che le persone hanno, garantiscono alcuni diritti fondamentali e che mettano, oltre agli strumenti, diciamo, monetari, parliamo della vecchia o attuale cassa integrazione, la formazione permanente, continua e permanente per milioni di lavoratrici e di lavoratori in questo paese, cioè la riqualificazione professionale, al centro dell'azione delle politiche pubbliche e delle politiche attive per il lavoro. Avere una, diciamo, milioni di persone nel mercato del lavoro qualificate o riqualificate fa la differenza. Questo noi oggi lo sappiamo, lo sapevamo anche prima, ma in una competizione anche tra paesi all'interno dell'Europa sappiamo che questo è uno degli elementi fondamentali, a volte anche per attrarre investimenti dall'estero e per rendere un territorio più competitivo e più attrattivo rispetto ad altri. Questo è un punto, diciamo, è un punto fondamentale. Quindi una riforma degli ammortizzatori sociali che snellisca, che garantisca universalità di diritti e di trattamenti e che metta la formazione permanente e continua al centro del processo di riqualificazione di milioni di lavoratrici e di lavoratori. Chiudo rispetto alla questione delle crisi aziendali che voi, diciamo, avete sottolineato, solo per dire una cosa, questo è veramente 30 secondi, cioè che si vedrà a mano che si procede con un calendario molto serrato di approvazione di atti che a un certo punto coinvolgeranno anche le regioni e gli enti locali, che quei territori che hanno istituzioni regionali e locali in grado, che trovano la chiave, i progetti più convincenti e anche l'efficienza amministrativa per, diciamo, attrarre, vincere, poi attribuirsi le risorse del PNRR, saranno territori vincenti. Gli altri territori meno dinamici rischiano di perdere un'occasione storica. Quindi da questo punto di vista anche la riflessione che voi fate, che dovremo approfondire rispetto all'Umbria come regione e agli enti locali, penso ai grandi comuni, i comuni capiluogo ma non soltanto, di essere competitivi sul terreno della progettualità, è un tema fondamentale, ancora più importante
di quello, diciamo, del passato. Ora, io mi scuso, avevo promesso di essere molto breve, in realtà l'ho fatta fin troppo lunga. No, Piero. Ho il merito di avere consentito così intanto a Vasco di essere entrato, diciamo, nel nostro dibattito, di essersi fatto una prima opinione, quindi ti ringrazio. E sono siamo noi che ti ringraziamo. Ma non è che questa è servita solo a Vasco, è servita a tutti quanti questa introduzione molto interessante. Adesso tu hai accennato a quello che si potrebbe fare nelle singole regioni in relazione al PNRR. Ora io vorrei dare la parola, proprio ho detto la mia su quello che è stato fatto dall'Umbria, sia pure molto rapidamente. Ora vorrei dare la parola a Claudio Bedini, che è il segretario regionale della UIL, del sindacato della UIL, per una riflessione sulla situazione dell'Umbria, nella quale io credo ci sarà spazio anche per una valutazione, un giudizio su quello che ha fatto, su questo piano regionale di rinascita e di resistenza. Claudio Bedini c'è, mi sembra, sì. Sì. Ecco, ti do la parola immediatamente. Grazie. Teniamoci intorno a 10-15 minuti per l'intervento. Sì, sì, sarò abbondantemente sui 10 minuti. Io intanto ringrazio per l'invito, credo che ogni occasione di approfondimento è utile, perché anche la comunicazione semplifica tantissimo e allontana la realtà e i problemi veri, quelli anche detti da Piero, che poi ci ritornerò alla fine, che sono argomenti importanti e che invece stentano a passare anche tra i lavoratori, non solo tra gli amministratori. La situazione dell'Umbria è stata detta da Paolo. Noi fino al 2000 andavamo benino, poi è arrivata la globalizzazione, ha fatto qualche crepa. Dal 2008 in poi invece c'è stato il crollo del PIL pro capite, cioè una diminuzione della ricchezza veramente consistente, che fino alla pandemia ha fatto un meno 15, con la pandemia abbiamo perso un altro 10 circa, e quindi siamo a meno un quarto del PIL che avevamo nel 2000. Quindi la Banca d'Italia ha fatto ancora meglio con i dati che hanno loro, e se ci ha riportato negli anni 80 vuol dire che c'è poco da fare. Ma questa situazione, diciamo così, è preoccupante, perché genera effetti sociali abbastanza delicati. In parte si sono visti, ma in parte si dovranno ancora vedere. Apro e chiudo la parentesi, perché oltre alla questione di disoccupati c'è anche un fenomeno intenso dei giovani che vanno all'estero a cercare opportunità. In Umbria c'è un fenomeno dei sovraistruiti, dei cosiddetti sovraistruiti, cioè quelli che sono disposti a lavorare molto meno del curriculum che hanno a disposizione, sono quasi tutti laureati, si accontentano di part time, di quelle cifre che avete detto prima, la povertà è in crescita, e quindi c'è anche il rischio che la situazione sociale e sanitaria, che era, diciamo così, abbastanza ben messa, tende a scivolare in modo anche vistoso. Quindi il tema del rilancio, di cogliere queste opportunità che potenzialmente ci sono per l'Umbria, è doppiamente importante, perché dobbiamo recuperare anche il terreno che abbiamo perso in questo periodo. E per quanto ci riguarda a livello personale, ma anche come sindacato, siamo preoccupati perché concludeva Piero Latino su una considerazione che io approvo al 100%, e cioè che le strutture e i territori più organizzati, visto che non c'è problema di soldi, i finanziamenti li utilizzeranno al meglio. E siccome noi non abbiamo
strumenti importanti e qualificati di questo tipo e per di più abbiamo problemi di produttività, abbiamo problemi di ricerca, è evidente che l'opportunità che si crea rischia di aumentare ancora di più il divario tra la nostra regione e la media italiana. E quindi ci vorrebbe un salto di qualità da parte di tutti per cercare di recuperare questo terreno perso. Perché il rischio che c'è è che ci sia un rimbalzo, ma che questo rimbalzo non porti ad un'effettiva crescita. E quindi avremmo problemi nel futuro a breve termine. Non ci sarà una crescita stabile, non ci sarà un rinnovamento tecnologico importante, visto che parliamo di industria, ma anche nel altri settori del turismo e dei servizi, soprattutto quelli avanzati, saremmo in grande difficoltà. Quindi l'occasione del PNR è l'occasione unica. Si diceva prima che le imprese invece di pensare a questi soldi in una forma di ampliamento delle possibilità per crescere pensano soprattutto al galleggiamento, all'utilizzo di queste risorse a breve e non in modo strutturato. Questo è un rischio molto, molto importante. E noi l'abbiamo evidenziato alla Giunta per quello che è stato possibile fare, anche perché su questo PNR qualche idea positiva c'è, ma rimane tutto svincolato da un disegno che sarebbe stato più importante e necessario, cioè quello di ricreare un nuovo modello di sviluppo che, se anche è complicato da delineare, almeno un coinvolgimento da parte, diciamo così, attiva della società ci sarebbe dovuto essere. Io non vedo un qualcosa che coinvolga in un progetto, in una condivisione, in un obiettivo comune. Poi dare un giudizio su un PNR regionale diventa veramente empirico, semplicemente perché al di là di quello che c'è scritto nei progetti non si sa se e quali vengono finanziati. È evidente che tutti non vengono finanziati. Poi sostanzialmente ha caratteristiche nazionali. Nei prossimi settimane saranno importanti per capire e anche per incidere per quello che si può su come dovranno essere utilizzate queste risorse, ma la parte più carente è che manca una visione comune e soprattutto un ancoraggio con quegli elementi che possono fare uno sviluppo industriale. E dicevo prima, la questione della ricerca, la questione dell'innovazione. Noi avevamo aziende importanti nella meccanica, tipo quelle dell'aerospazio, che andavano bene, oggi sono in difficoltà per motivi diversi, non per mancanza di tecnologia o di innovazione, per mancanza di mercato, però abbiamo la difficoltà anche lì. Poi anche il turismo, che è stato tanto sbandierato da tutti, turismo, ambiente e cultura, produce una quantità di PIL che è veramente non significativo, anche se le potenzialità ci sono. Quindi l'industria rimane ancora un punto importante, un elemento importante per produrre ricchezza. E quindi noi dovremmo entrarci, ma c'è uno scollamento evidente tra le imprese e la collettività.
Io credo che né le amministrazioni né la politica siano in grado ad oggi di favorire un processo di questo tipo. Per di più, come dicevo prima, noi abbiamo problemi di produttività dovuti soprattutto al fatto che le aziende lavorano per la subfornitura e quindi la marginalità è bassa, la ricerca applicata praticamente non c'è, e quindi io sono ottimista come persona, però dal punto di vista oggettivo credo che ci siano vere difficoltà. Su queste c'è quella parte della qualità della vita che accennavo prima, sociale e sanitario. Sul sanitario non ci voglio entrare, però sono usciti, diciamo così, critiche, polemiche sul finanziamento, sull'equilibrio del bilancio, che andrebbero lette bene, perché anche questo è un indicatore forte di malessere. Noi fino a pochi anni fa non soffrivamo di queste cose. Questo è un indicatore che significa che l'impoverimento ci porta anche a questo. Vorrei concludere con l'apprezzamento rispetto ai tre punti che sono stati evidenziati. La questione della salute e sicurezza per noi della UIL stanno, l'avevamo messa proprio come elemento, diciamo così, caratterizzante, nel senso che il nostro slogan era zero morte sul lavoro. Diciamo che in Umbria abbiamo un primato negativo consolidato, dove l'incidenza per infortuni per ore lavorate, che è l'unico indicatore omogeneo e valevole per tutto il territorio nazionale, è molto negativo, anche se le norme e disposizioni sono dal punto di vista legislativo buone. Quindi la sfida è nell'agire anche in questo contesto. Noi abbiamo chiesto incontri con i prefetti, diciamo che la volontà c'è, però c'è sempre un'inerzia che non fa fare quel salto di qualità, e soprattutto ad impegnarsi a fare quelle cose necessarie a partire dalla formazione fatta in un certo modo ai controlli, che stanno diventando veramente relativi, e le aziende controllate per l'80% non sono a posto. Quindi su questo c'è un altro problema ancora, cioè ci sono stati esempi negli ultimi tempi che ci dovrebbero far riflettere. A parte quel ragazzo che ha avuto l'incidente col camion, che comunque è un indicatore di come il tema, dal punto di vista politico e sociale, viene visto, è un grande indicatore. Ma l'altro indicatore è quello della ripresa economica, quella ragazza di Prato che testimonia il fatto che le macchine vengono volutamente modificate per ridurre i livelli di sicurezza. Quindi questo sta a testimoniare che questo fenomeno è veramente drammatico, perché è l'esempio tipico di come si scambia il lavoro con la sicurezza. Quindi c'è un problema di leggi sicuramente, ma soprattutto c'è un problema di azione. Se i controlli sono sostanzialmente, il rischio del controllo è veramente intorno allo zero, e quei pochi vengono controllati hanno quella casistica, significa che la catena dei controlli non funziona, come non è funzionata a Gubbio con l'incidente quello che ricordiamo tutti quanti. L'altro elemento è quello che noi apprezziamo, è quello della rappresentatività, della validità dei contratti. Senza entrare nel merito, questo se nel passato c'erano delle divisioni all'interno del sindacato, io oggi credo che, siccome il fenomeno è talmente grande, queste divisioni non ci siano più. Ma voglio portare, poi concludo, un elemento di novità
sul fatto che questi contratti portano anche ad azioni negative e concrete. Faccio un esempio, c'è stato un appalto di un'azienda sanitaria che ha visto l'applicazione di un contratto purtroppo regolare, però fa parte di quei 900 che dicevamo prima, e i lavoratori hanno visto calare di 300-400 euro mensili lo stipendio. Oggi stiamo facendo un'avvertenza con la regione perché c'è un mega appalto di 36 milioni nella USL 2 dove sostanzialmente c'è il rischio che accada anche questo. Il che significa che se questo accade su un appalto pubblico è un lascia passare per tutti quanti. E quindi ci dovremmo anche qui aspettare, attendere se questo passasse un calo di reddito e un incremento delle condizioni negative di questi lavoratori, che non sono pochi. Vorrei concludere con la riforma degli ammortizzatori sociali, che questo è un tema estremamente importante e che dovrebbe essere inserito in un contesto generale dove venga in qualche maniera soluzionata la questione del salario, del reddito di cittadinanza, e mentre invece la questione del salario minimo credo che in qualche maniera debba essere inserita nella questione dei minimi contrattuali, perché altrimenti, come è stato accennato tra l'altro, avremo che i contratti saranno fatti col salario minimo e quindi peggioreremo ulteriormente la situazione. Concludo ringraziandovi e dicendo che saremmo anche diciamo pronti a collaborare su alcuni aspetti specifici perché concludo, credo che ci sia un problema di partecipazione, come dicevo io, di quella partecipazione attiva e convinta. La sbornia della comunicazione fatta con pochi caratteri credo che debba essere superata ragionando del merito delle questioni e focalizzando l'attività, l'attenzione su punti che fanno la differenza per la qualità della vita nel posto di lavoro e anche del non lavoro. Grazie. Bene, molto bene. Sottolineo la convergenza di interessi, mi sembra, e anche di opinioni che ho sentito tra le parole del segretario generale della UIL e le parole di Pietro Latino sulle questioni del lavoro. Le cose indicate nell'introduzione di articolo 1 mi sembra sono state raccolte come questioni fondamentali anche dal sindacato della UIL. E questo fa ben sperare per questa consonanza di opinioni che io immagino si generalizzerà, spero si generalizzerà in tutto il paese. Abbiamo adesso ricevuto dal segretario regionale del Sindacato dei Pensionati di Terni, Attilio Romanelli, abbiamo ricevuto un messaggio che tende a sottolineare come la situazione del Covid nella provincia di Terni ha profondamente peggiorato e aggravato le condizioni sociali degli anziani, ma anche le condizioni sociali della popolazione. C'è una forte preoccupazione per questo fatto. Lo ringrazio per questa sottolineatura che ha fatto. E adesso vorrei associarmi anch'io al ricordo di Epifani, che è stato fatto dagli altri. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Epifani quando eravamo tutti un po' più giovani di adesso, al tempo della segreteria di Bruno Trentin. Siamo stati nella segreteria nazionale insieme e me lo ricordo come un sindacalista moderno, nuovo, capace di interpretare le cose che adesso sono sotto gli occhi di tutti come elementi di grande
di grande novità. Detto questo, vorrei dare adesso, per un ingrandimento della situazione sulla provincia di Perugia, la parola al segretario provinciale della CGIL di Perugia, Filippo Ciavaglia. Che mi pare ecco. Ci sia. Sì, sì, ecco. Ci sono. Perfetto. Mi sentite? Sì. Sì, sì. Ah, ok. Sono un luogo, parliamo sempre di infrastrutture che sono fondamentali, poi le infrastrutture spesso insomma non le abbiamo in nostro territorio. Intanto grazie dell'invito, e credo che sia molto importante, diceva adesso Claudio, la sbornia della comunicazione con pochi caratteri sta per fortuna finendo, e l'idea di riuscire ad avere confronti, approfondimenti e anche quello che diciamo è una sottolineatura più attenta di ciò che succede nei singoli territori, io penso che faccia molto bene quantomeno ad approfondire poi l'azione da mettere in campo, perché la conoscenza più dettagliata è e più si riesce praticamente a comprendere quali possono essere effettivamente, diciamo, le linee d'azione da mettere in campo. Intanto, oltre a salutare tutti quanti i presenti, permettetemi di salutare Pasqua Errani, con cui ci siamo incrociati per il sisma. Io, siccome sto rientrando dall'Aquila, a cui abbiamo partecipato a un'iniziativa, tutto il cratere del centro Italia, che è anche questo argomento, insomma, dentro le crisi, perché industria non dobbiamo pensarla soltanto, diciamo, nella fabbrica. L'industria oggi ha una dimensione che, come dire, ha sfaccettature diverse da quelle che, come ci ha ricordato Brutti all'inizio, Banca Italia ci riporta agli anni '80. È chiaro che il termine industria degli anni '80 sicuramente, diciamo, ha un po' di diversità rispetto al termine industria degli anni del terzo millennio. E la provincia di Perugia, venivo sollecitato, diciamo, per quanto riguarda il pezzo del territorio. Intanto io, prima di entrare nel pezzo, diciamo, che riguarda appunto l'industria, la condizione economica determinata da quello che è, diciamo, il luogo di lavoro classico che possiamo conoscere, vorrei fare questa considerazione insieme con tutti quanti voi che è di questa natura. Noi nel nostro territorio, nella nostra provincia in modo particolare, ma in Umbria in generale, diciamo, la presenza delle multinazionali ha sempre avuto un ruolo non indifferente in quanto, diciamo, industria. E questo, da un lato, per quanto mi riguarda, non è che sia, diciamo, un dato negativo, anzi, in alcune circostanze sicuramente questo può rappresentare una situazione positiva. Poi naturalmente la storia ci ha consegnato quello che era il termine delle delocalizzazioni, se penso alla Bolkestein rispetto all'applicazione, quando si parla delle condizioni contrattuali, ma senza scendere troppo nel tecnicismo, io vorrei evidenziare questo aspetto. La multinazionale arriva in un territorio e in qualche misura, diciamo, posiziona anche quello che è un po' la sua produzione per vari aspetti, varie condizioni, diciamo, di interesse e quant'altro, tra cui ce n'è uno che merita una riflessione, e credo che questa riflessione faccia parte di quello che è un po' la situazione che noi stiamo vivendo e anche l'opportunità che noi potremmo trarne o non potremmo trarne, cioè quello del cosiddetto, diciamo, welfare territoriale, il welfare che sta intorno, diciamo, al luogo impresa, se così vogliamo, che è un pezzo fondamentale, cioè il lavoratore che arriva nell'impresa X e che intorno però ha un meccanismo di servizi alla persona che sono di varia natura, dalla sanità al servizio le singole amministrazioni, piuttosto, insomma, quello che è la vita quotidiana delle persone. Questo è un elemento, diciamo, importante, è un elemento che fa la differenza rispetto a quelli che possono essere insediamenti delle multinazionali, perché c'è una filosofia, ma non soltanto delle multinazionali. Ora, noi in questo momento, come dire, i dati ce lo confermano, ricordava adesso Claudio, quello che è, insomma, la debacle che stiamo vivendo nel nostro territorio, e è chiaro che questo pezzo fondamentale di welfare
è un elemento che, come dire, noi oggi stiamo scontando in maniera non indifferente. La sottolineatura del compagno Attilio Romanelli rispetto a quello che è il Covid nella fattispecie, che va a peggiorare anch'esso quello che è una condizione, diciamo, da un punto di vista di welfare a sostegno dell'impresa e della produzione. Ora, fatta questa, diciamo, considerazione rispetto a un pezzo che io giudico molto importante, e qui torna anche l'azione che le istituzioni mettono in campo a partire dalla regione, i singoli comuni rispetto alla prospettiva del PNRR e qual è la progettualità futura e come agganciano le risorse su questo. Come dire, non posso che far alimentare, diciamo, un po' le sottolineature che ho già sentito di criticità rispetto a quello che è la progettualità della regione dell'Umbria, e mi permetto di dire anche quello che è il supporto degli enti locali a tale progettualità e a tali scadenze, perché non dimentichiamo che la temporalità di quello che è l'azione che verrà messa in campo non è una condizione indifferente, e su questo purtroppo stiamo scontando notevolissimi ritardi, oltre che di idea anche di temporalità in cui si mettono in campo le azioni, fermo restando che c'è una percentuale consistente che le regioni stesse di questo pacchetto di risorse economiche avranno, diciamo, la gestione per quanto riguarda, diciamo, le linee di filiere da indicare al governo centrale. Ecco, in questo quadro che è di grande difficoltà, dove si inserisce appunto anche il pezzetto, se così possiamo dire, nella nostra provincia del Sisma, che non è anche questa una cosa indifferente, perché da qui ci aggancio anche quello, naturalmente non risolve il Sisma il problema, perché il problema viene già da lontano rispetto a quello che è stata la riduzione, penso per esempio alla produzione del cemento, e penso quindi per esempio, per arrivare alle crisi, la condizione che sta vivendo il comune di Spoleto in modo particolare, che tra le altre cose è anche uscito dall'area di crisi complessa, che all'epoca era, se non ricordo male, Terni, Narni, Spoleto, poi si è ridotta, diciamo, l'area, ma non è questo. Diciamo che Spoleto, sisma, crisi economica, veniva ricordato per quanto riguarda le date, insomma, dal 2008 in poi, pandemia, condizioni, diciamo, di difficoltà estrema, è chiaro che è, secondo me, il luogo dove la crisi economica, sociale, sta mordendo di più per quanto riguarda la provincia di Perugia, senza ombra di dubbio. Ecco, in quel contesto, dicevo, c'è Cementir, per esempio, grande impresa a suo tempo, due forni, cementeria, che nella ripartizione a livello nazionale viene acquisita, e che nella riduzione di quantitativi non indifferenti di produzione, tenendo conto che noi ne abbiamo tre, insomma, no? Colace a Gubbio e Barbetti lì a Gubbio, va verso la direzione della chiusura. Quindi noi lì perdiamo, diciamo, un polo non indifferente, fermo restando tutto quello che già aveva avuto, diciamo, una sua un suo percorso, pensando alla ex Pozzi per intenderci, e altre aziende, ma le stesse aziende pubbliche, se penso a Spolettificio, se penso a tutto quello che è legato un po' al pubblico, e quindi non c'è il contraltare sotto questo punto di vista del turismo. E naturalmente veniva già richiamato quello che era un po' l'eccellenza nel nostro territorio, la provincia di Perugia, quindi cosiddetto polo dell'aerospazio. È chiaro che la pandemia lì ha giocato un ruolo non di poco conto, mettendo a terra nel mondo tutti gli aeroplani, ma non soltanto, diciamo, i veicoli aerei, ma perché comunque lì la produzione è industriale, il calo della produzione industriale dà una difficoltà non indifferente. Fermo restando che alcune, diciamo, condizioni di resistenza nella ripresa, penso alla Isa su Bastia, per esempio, che invece sta incrementando e ha incrementato quello che erano le sue produzioni, le sue attività. Insieme a questo noi scontiamo, diciamo, una difficoltà enorme, perché quando parliamo di spopolamento del nostro territorio, che confermo anch'io rispetto ai dati, non è un'opinione, diciamo, personale, è suffragata da quello che è la condizione, diciamo, tecnico-pratica, 1 più 1 fa 2, in questo caso fa -2, vorrei sottolineare che lo spopolamento, che spesso lo attribuiamo perché nasce in modo particolare, diciamo, sulle zone interne, quindi sui piccoli comuni, dato dal fatto praticamente che viene meno la condizione lavorativa, l'opportunità, i giovani che veniva richiamato che vanno fuori, magari in prima istanza vanno in altre abitazioni, quindi in altri, scusate, contesti comunali.
faccio presente che questa condizione dello spopolamento oggi riguarda praticamente anche le città, non diciamo con numeri piccoli, Poggiodomo per capirci, ma penso per esempio a quello che invece possono essere città che riguardano, come dire, la stessa Spoleto, la stessa Foligno, stesso Castello, cioè le città agglomerati in cui la popolazione, diciamo, ha una sua consistenza, perché comunque non dimentichiamo che la nostra regione è formata, diciamo, da comuni medi, se così possiamo definirli, insomma, tolte le 4-5 città un po' più grandi, insomma, poi il resto, diciamo, sono piccoli comuni, però lì stiamo vedendo il fenomeno dello spopolamento, insomma, quindi c'è effettivamente questo declino sociale, economico, di presenza che sta appunto spostando la nostra regione verso un contesto più del sud, diciamo, che del centro, non del nord, che del centro. E questo è un dato, io ricordo che rispetto ai fondi comunitari, se non vado errato, 2000-2007, adesso mi sfugge un attimo il dettaglio, è chiaro che c'era la partita che, avendo, diciamo, il riferimento più a sud piuttosto che a nord, c'era la possibilità di agganciare più risorse economiche, ma in questa circostanza non se ne fa una condizione, diciamo, di aggancio di risorse economiche, ma di come noi siamo posizionati come comunità. È chiaro che tutto il pezzo anche legato all'automotive dell'Alta Umbria, che soffre, diciamo, di quello che è il ridimensionamento generale dell'automobile per quanto riguarda il contesto mondiale, e anche qui soffre anche di quello che è l'accelerazione, io credo, tecnologica e di trasformazione rispetto a quello che sta succedendo fuori dai nostri confini, e non mi riferisco soltanto al confine, diciamo, nazionale europeo, ma mi riferisco al confine internazionale, perché la partita parte da lì. Cioè, capire, per esempio, se il contesto nazionale, e questo, cioè sono a presenze autorevoli, insomma, in ambito nazionale, quindi molto più nel dettaglio di me, senza ombra di dubbio, il nostro paese sarà un paese di produzione industriale terzista per altre locomotive nel contesto europeo, e quindi ci attestiamo in questa condizione, oppure anche noi giochiamo un pezzo, diciamo, di partita non di poco conto. Abbiamo contesti industriali che possono giocarla, diciamo, la partita. E qui poi dopo si lega anche il ragionamento che veniva fatto da Piero Ladino rispetto anche a quello che è l'applicazione contrattuali, tanto per capirci. E quindi, se giochiamo la partita al massimo ribasso, per usare questa terminologia a cui faceva riferimento per esempio Claudio per quanto riguarda i contratti, oppure invece la giochiamo praticamente tenendo conto di quello che è un contesto legato al salario, alla condizione contrattuale. È chiaro che qui noi abbiamo la necessità di una legge sulla rappresentanza, io la dico così in diretta, perché io penso che quel numero di contratti a cui si faceva riferimento lo si può, diciamo, rilegare in una condizione non di regolarità, perché comunque lì sono nella regolarità questa condizione, ma lo si può rilegare rispetto a quello che è la rappresentanza all'interno, diciamo, dell'applicazione contrattuale, perché questo è un elemento a cui noi non possiamo assolutamente sfuggire, perché il numero ormai è diventato talmente ampio, talmente, diciamo, ingestibile, che crea, io credo, andando avanti, non soltanto e solo i problemi ai lavoratori, e quindi qui riallaccio tutto quello che veniva detto in premessa, diciamo, il termine, la condizione sulla sicurezza, perché noi ci stiamo avvicinando, qualcuno dice, alla luce in fondo al tunnel. Benissimo, io penso che ancora il tunnel sia abbastanza lontano, legato in modo particolare alla pandemia, non quello che si sta mettendo in campo intorno a noi per fare in modo della ripresa, ma la partita non la possiamo giocare al massimo ribasso, con tipologie contrattuali, con quelli che possono essere orari, con quelle che possono essere, diciamo, condizioni, facevo riferimento al welfare, al sociale, intorno a una comunità, cioè un'idea che noi mettiamo in campo rispetto a quello che vogliamo vivere nel nostro territorio. Ora, l'idea che è in campo è da quello che è, diciamo, il messaggio che arriva, anche qui voglio essere diretto, dai livelli istituzionali, mi fermo, insomma, a quelli di competenza, non è un'idea, insomma, che noi condividiamo, perché è un'idea che dice, vabbè, ci sono un pacchetto di risorse economiche, cerchiamo di aiutare, mettiamo d'accordo
ricordo qualche imprenditore, qualche situazione, e lì andiamo avanti. Anche qui voglio fare un esempio concreto, cioè noi oggi, abbiamo fatto riferimento alla prefettura, noi oggi dalla regione siamo esclusi come organizzazioni sindacali, sottolineo esclusi, ho avuto modo di sottolinearlo al commissario qualche ora fa, insomma, vista l'iniziativa, dal tavolo della ricostruzione in regione. Ora, non voglio raccontare ai presenti e a chi ci sta ascoltando tutto il percorso del 97, perché conosciamo bene, però il fatto, diciamo, di mettere intorno al tavolo le parti per capire e cercare di andare a migliorare quelle che possono essere le condizioni è l'elemento centrale. Insomma, noi abbiamo fatto riferimento al prefetto per fare in modo, insomma, che rispetto a un percorso codificato venga attivato dalla regione. Ecco, lo dico perché c'è un'idea chiara di quello che è, diciamo, il prossimo futuro e di come intervenire anche nelle crisi industriali, anche per quanto riguarda la sanità, anche per quanto riguarda il welfare e i servizi nel territorio, che fanno impresa nel loro insieme e fanno PIL e danno, diciamo, un'idea di quello che tu stai costruendo. Altrimenti noi ci ritroviamo, come dire, in una uscita dal Covid, non soltanto non raggiungiamo dove eravamo, cosa che non vorremmo che avvenisse, nel senso che vorremmo un pezzo in più diversamente. E le nuove tecnologie, le nuove condizioni che si stanno affacciando non ci possono probabilmente esimere da questo tipo di ragionamento. Poi è chiaro che noi abbiamo pezzi, penso al turismo, veniva richiamato, che non fanno sicuramente, diciamo, da controaltare anche le stesse città importanti, Assisi, Perugia, insomma, che possono avere una rilevanza oltre i confini, insomma, le tipologie naturali, pensando alla zona del lago e così via, quindi anche l'impresa, perdiamo anche lì dei pezzi importanti, penso all'energia, Pietrafitta, insomma, anche qui impresa, il piano dei rifiuti che ancora noi non l'abbiamo codificato, che anche lì va a ricalcare quella che è la condizione di opportunità di ripresa per quanto riguarda la singola azienda, ma per quanto riguarda il cittadino, tasse, tariffe. L'insieme, diciamo, del contesto di società fa impresa, quindi quando anche il titolo di questa sera all'umbria delle crisi industriali, io credo che per industria si deve comunque tenere insieme il complesso, diciamo, della società, perché questo fa effettivamente la differenza. Termino rispetto a quello che è per esempio il capoluogo della provincia, capoluogo di regione per quanto riguarda il comune più grande, cioè Perugia. Noi lì, tra l'università, di cui anche quella è un'impresa di cui abbiamo perso in maniera non di poco conto, il Covid certo non ci ha aiutato, ma se togliamo il Covid per un attimo vediamo che i dati, insomma, non erano assolutamente confortanti. E in più abbiamo una città che oggi praticamente è a, come dire, elettrocardiogramma quasi piatto, insomma, non c'è una spinta, una propulsione che aumenta. Questo, diciamo, un po' anche per quanto ci riguarda ci deve far fare una riflessione più attenta per quelle che sono le dinamiche che anche noi dovremmo mettere in campo. E su questo che voglio chiudere rispetto a cosa noi dobbiamo mettere in campo. Dal nostro punto di vista, sommessamente, io credo che dobbiamo riuscire a incalzare i livelli istituzionali a vario titolo, a noi compete quelli territoriali, naturalmente, a mettere sul tavolo quello che effettivamente è il pensiero e gli strumenti che coloro che oggi guidano i livelli istituzionali hanno intenzione, diciamo, di rendere esigibile da domani, non dopodomani. E questo spetta a noi e io credo che dovremmo farlo con tutti gli strumenti. E stasera io vi ringrazio ancora e qui termino veramente il confronto con le forze politiche, con tutti i soggetti che vogliono, come dire, confrontarsi nel merito, fare una discussione, ma per poi, dopo l'elaborazione, dare la spinta rispetto a quello che noi pensiamo. Sono stati messi sul tavolo tanti argomenti, io credo che sia un elemento fondamentale per capire bene come noi usciamo dalla crisi e creiamo la società di domani, che, come sappiamo, è una società che si calibra a livello internazionale nel 2030-2050 e che quindi probabilmente noi da questo canale non sfuggiamo assolutamente. Grazie. Voglio ringraziare Filippo Ciavaglia per le osservazioni che ha fatto e anche per l'apprezzamento sulle nostre posizioni, sulle posizioni del nostro partito. Però sottolineerei una cosa del suo ragionamento molto, molto importante. La questione, appunto, di quello che lui ha chiamato il welfare territoriale, quello che circonda l'attività produttiva,
In effetti, la situazione economica dell'Umbria nel passato non era quella di una realtà, voglio sottolineare, industriale, per esempio, di altissimo livello di qualificazione sul terreno della ricerca, sul terreno della produttività. Però intorno a quella realtà industriale, che pur aveva dei punti, dei momenti di eccellenza, esisteva un welfare organizzato territorialmente che attutiva la condizione di difficoltà, tanto che l'osservazione che si faceva correntemente era quella di dire: sì, è vero, l'Umbria ha delle difficoltà, però se uno ci va, se uno ci vive, non apprezza, non sente la difficoltà intorno, perché c'è un sistema organizzato che fa fronte a questo. Ora, questa situazione, come sottolineava Ciavaglia, si è modificata profondamente. Quel sistema che sta intorno, quel territorio che risolve alcuni grandi problemi sia produttivi che sociali, oggi non è più non è in grado di fare la stessa funzione che faceva fino ad alcuni anni fa, e questo aggrava ulteriormente la condizione e trasforma la crisi da crisi economica in crisi sociale, cosa alla quale nella nostra regione non eravamo abituati. Un paradigma di questa situazione io credo sia nella provincia di Terni. Ora abbiamo tra noi, e io lo ringrazio della presenza, Riccardo Marcelli, che è il segretario provinciale della, se si usa nel sindacato della CISL questa definizione, il segretario provinciale della CISL di Terni, a cui voglio dare la parola immediatamente per ascoltare il suo punto di vista sulla situazione dell'Umbria e sulla situazione della provincia, che lui conosce perfettamente. Grazie Paolo e grazie a tutti i presenti per questo importante appuntamento di discussione. Quindi ringrazio, non per piaceria ma veramente di cuore, Valeria per aver organizzato insieme all'articolo 1 appunto questo momento di riflessione che devo dire a cui siamo poco ormai allenati, visto che la politica non è che ci dà queste opportunità così tanto spesso, insomma, ecco, quindi ben vengano queste iniziative, perché comunque riportano al centro la necessità appunto di parlare di temi importanti, in questo caso per il nostro territorio. Secondo punto, mi associo anch'io al ricordo di Guglielmo Epifani, un ricordo chiaramente legato per lo spessore sia sindacale che politico, ma anche di vicinanza no, alle vicende industriali della città di Terni. In modo particolare ho un ricordo del 2013, allora quando appunto io ero segretario dei metalmeccanici della FIM, insieme agli altri colleghi di Fiume Wim, organizzammo una delle tante iniziative e a cui partecipò anche appunto Epifani. Sono andato a ritrovare qualche nota che noi facemmo, ecco. Bisogna evitare che le travagliate vicende proprietarie dell'arte finiscono per indebolire le prospettive e il futuro del sito ternano. Sono parole che traslate ad oggi sembrano di un'attualità ancora incredibile e che testimoniano e confermano, no, le criticità comunque di questo settore industriale, ma su AS e sulle varie altre crisi industriali, se siete d'accordo, ne parlo più tardi. Nel frattempo ho fatto partire il cronometro, così almeno mi regolo anche con i tempi. Così come mi ha fatto molto piacere ascoltare la relazione introduttiva di Piero Latino, che appunto ha toccato alcuni temi, adesso non mi rivelo perché comunque anche Claudio Bundini, no, nel suo intervento, però chiaramente sulla rappresentanza non possiamo che essere d'accordo. Tra l'altro ricordo anche qui che nel 2014 il film Come Win insieme a Federmeccanica non sottoscrissero un accordo proprio rispetto alla rappresentanza, che già all'inizio per 3 anni poi comunque è diventato esigibile, per cui come metalmeccanici
c'è una valutazione sia per gli iscritti che ma anche no, per le RSU, quindi questa sorta di certificazioni già comunque almeno come meccanismo c'è, ma c'è necessità oggi più che mai di una legge, probabilmente sì, ma la testimonianza arriva proprio dalla nostra regione, dove negli ultimi anni, e non mi riferisco solamente con la giunta quindi di centrodestra, ma il fenomeno già era cominciato in precedenza, ci sono imprenditori che hanno lasciato spazio per convenienza, probabilmente sì, all'entrata di sindacati di comodo o comunque alla sottoscrizione di contratti di rada che stanno inficiando poi negativamente tutto quello che è il mondo del lavoro. E Bendini, qui mi riallaccio un attimo, sottolineava quell'aspetto e lo sottolineo ancora perché a mio avviso è di una gravità inaudita. Se l'ASL, stiamo parlando di un ente pubblico, decide di realizzare una gara d'appalto dove praticamente viene sottointeso già lì nel massimo ribasso con le cooperative che oggi no, offrono la prestazione, che in alcuni casi chiamano addirittura il sindacato per sapere se no, è il caso di già pensare a dover sottoscrivere l'unico contratto che può essere attuabile, ovvero sia no, di un altro sindacato che non è maggiormente rappresentativo, che però paradossalmente è un sindacato che viene censito regolarmente al CNEL. Allora qui i problemi sinceramente no, sono più di uno. Ma venendo al nostro territorio, come CGL CISL UIL abbiamo una fortuna, ma penso consolidata ormai nel tempo, che riusciamo comunque a parlare, a parlarci e a costruire. In questo caso abbiamo costruito una piattaforma, l'abbiamo definita Working in Progress, perché praticamente è soggetta a delle modifiche continue, in cui i temi sono sostanzialmente quel che elencava, insomma, no? Ladino prima: salute, ambiente e sicurezza, le infrastrutture, gli appalti e il welfare legata alla formazione. E anche qui cito nuovamente i metalmeccanici, sì, forse Viterio, ma mi dispiace, però anche qui i metalmeccanici sono stati tra i primi nel rinnovo del contratto ad inserire, no, il famoso diritto soggettivo alla formazione, che va proprio nella direzione che auspica oggi Piero Ladino, perché la formazione è fondamentale, per chi un lavoro lo deve cercare, per chi il lavoro lo ha perso soprattutto, e soprattutto a una determinata fascia di età. Ma il lavoro e la formazione è fondamentale anche per chi un lavoro ce l'ha, perché senza formazione, senza una formazione continua, effettivamente si rischia comunque, no, di perdere l'opportunità lavorative, in questo caso attive. Scontiamo nella nostra regione, qualcuno lo ricordava prima, anche qui nel nostro caso, qualche errore in passato, dove magari si è preferito sempre organizzare la formazione cosiddetta a catalogo, dove di volta in volta abbiamo sfornato parrucchieri, barbieri, cuochi, camerieri e quant'altro, senza invece quella che io auspico che prima o poi venga realizzata nel nostro comprensorio, in modo particolare a Terni, è l'analisi del fabbisogno formativo territoriale, perché altrimenti mi sembra incredibile, e poi spiego anche perché, che ancora di tanto in tanto ci siano le associazioni datoriali, imprenditori che escono fuori e che gli mancano no, determinate figure professionali. Perché dico che è l'incredibile? Perché c'è uno strumento, quello dell'IPS, che anche in Umbria dà delle performance importanti. In passato anche chi partecipava, degli studenti appunto diplomati ai corsi di post specializzazione, riuscivano ad avere un 90% di occupabilità al termine del percorso formativo.
traslare questo tipo di esperienza anche in altri settori, penso che sia arrivato il momento. E come si fa? Si fa stanziandoci le risorse. Quali risorse? Quelle che ci vengono in questo caso dalla programmazione 21-27. Ecco, lì noi dovremmo veramente chiedere alla Regione, in questo caso, di fare uno sforzo vero, analisi del fabbisogno formativo territoriale, risorse per poi costruire quella che sarà la classe lavorativa da qui ai prossimi 10 anni, affinché i miei figli, che già cominciano a essere grandicelli, ma almeno i figli di chi è più giovane di me, possono essere orientati verso quelle che saranno i lavori del domani. Perché, come sappiamo, qui, a parte alcune attività che probabilmente sono di basso profilo, che rimarranno, tutte le altre ci sarà un'evoluzione, no? Un'evoluzione continua, a cui possiamo dire anche di no, ma sappiamo bene che nelle nostre aziende non solo già ci sono i robot, ma ci sono anche i robot, e l'abbiamo visto laddove c'è la tanta tecnologia, c'è stata anche la possibilità praticamente di, e anche su Terni abbiamo alcune aziende che lo hanno fatto, di rigenerarsi anche durante il periodo della pandemia. Detto ciò, però, esistono le crisi. A certi casi Terni ciclicamente è tornata alla ribalta, un processo di vendita, ci sono delle manifestazioni di interesse rispetto al passato. Qui magari poi non so se Vasco Errani ci vorrà dare qualche indicazione aggiuntiva, ci sono chiaramente anche degli imprenditori italiani che si sono fatti avanti, Marcegaglia e Arveri, c'è una paventata, c'è un rischio di un fondo, JP Morgan, io almeno lo considero tale, come la presenza di un eventuale interesse anche futuro e non solo attuale nella gestione del processo. Abbiamo le difficoltà legate al settore chimico, in modo particolare in questo periodo alla Treofan, dove siamo perennemente in ritardo, bisogna andare per mille motivi a rincorrere, e vediamo se le novità di questi giorni consentiranno comunque di procedere a quell'avviamento di riorganizzazione anche di questa azienda stessa. Anche qui, come successe ahimè della Basel, non parliamo di aziende che erano fuori dal mercato, la Basel chiuse e produceva utile per una scelta politica, perché poi chi è più forte vince sempre, e Treofan praticamente è stata chiusa in questo caso, ma non, ripeto, per questioni legate al mercato, perché il tipo di produzione che fa, paradossalmente, proprio anche nel periodo della pandemia, fin quando le linee marciavano, hanno dimostrato che erano competitive. Quindi ci sono anche queste distorsioni di quello che succede. L'altra questione è legata al settore alimentare della San Gemini, che ormai va avanti anche in questo caso da tanto, troppo tempo, fa parte di un gruppo nazionale, l'AMI, quindi bisogna anche in questo caso tenere gli equilibri, però c'è sempre il rischio che le politiche regionali, se non intervengono poi in maniera incisiva, poi comunque producano danni. A due passi da Terni, a Massa Martana, avevamo un'acqua fantastica, la San Bossino, proprio poi per mille errori adesso praticamente non viene più utilizzata. Ecco, dovremmo evitare assolutamente questo rischio, mettendo in pratica anche idee innovative, e qui rispetto anche a quello che diceva Filippo Ciavaglia, noi su Terni chiaramente il peso della manifattura è ancora importante, e direi fortunatamente per quello che riguarda la CISL, Terni deve rimanere una città della manifattura, deve rimanere, ma deve anche trasformarsi in una città della manifattura sostenibile, perché ci sono le multinazionali che applicano in questo caso
i contratti che generano ricchezza e benessere anche per quelle promozioni di welfare che sottolineava comunque Brutti, perché se penso al welfare, no, di Acciai Speciali Terni, chiaramente era e continua a rimanere un fiore all'occhiello non solo per la nostra comunità, ma insomma, no, per tutto un sistema anche delle relazioni sindacali. Però è anche e più bene citava nel percorso sostenibile anche per la ricchezza delle piccole e medie imprese che comunque, pur con tanti sforzi, si stanno ricostruendo o comunque stanno cercando di rigenerarsi rispetto a tutti quelli che sono i criteri della sostenibilità ambientale, economica e sociale. C'è una grande opportunità, l'abbiamo sottolineata fino a questo momento tutte, quelle delle risorse del PNRR, è vero, però c'è stata anche in Umbria, non so nelle altre regioni, mi sembra per esempio l'Emilia Romagna, c'è stato, mi risulta che ci sia stata invece una bella discussione, poi magari no, questo è quello che mi hanno detto i colleghi, qui in Umbria praticamente non, assolutamente non c'è stata, né a livello territoriale, dove il sindaco di Terni, nonostante le raccomandazioni di poter collaborare con quello di Narni, anche no, di colore politico diverso, ha fatto partire le sue idee. La regione ugualmente ha spolverato, Bendini c'era quando la presidente dei Sei disse in un incontro, no, dice se alla fine non ce la faremo prenderemo qualche progetto che stava nel cassetto, cioè quindi cose insomma no, disarmanti. E poi infatti uno va a vedere nel PNRR della regione Umbria che c'è, che ci sono delle tante cose, no, la bretella quella che serve per l'acciaieria, che praticamente no, sono anni, accordi su accordi che abbiamo fatto, no, con i precedenti governi, quindi no, la riproposizione di quella veramente quasi, no, una, l'abbiamo considerata una sorta di provocazione, però in tal senso penso che se per Terni serviva la Terni Civita Vecchia per Acciai Speciali Terni, probabilmente Attilio Romanelli, che all'epoca insomma era dirigente in prima persona, oggi sta in pensione, ancora stiamo aspettando quel completamento. Nel frattempo Acciai Speciali Terni oggi movimenta, aggiungo fortunatamente, il 60% delle merci sia in entrata che in uscita, no, su ferrovia, e questo quindi la dice lunga su poi quelli che sono i tempi di risposta della politica. Mi avvio verso le conclusioni, ecco, ribadendo quello che stiamo facendo sul PNRR, la regione Umbria, quindi rifaccio all'inizio a quello che diceva Brutti, come CISL noi siamo stati come sindacato il primo a regionalizzarsi, quindi io sono adesso il responsabile territoriale della CISL di Terni, ma praticamente è come se fossi, no, il segretario e provinciale, però nel frattempo anche la Camera di Commercio si è regionalizzata e grazie al vicepresidente di estrazione di Confartigianato ha convocato le parti sociali. Proprio nei prossimi giorni abbiamo chiesto di fare un incontro proprio per attenzionare il PNRR regionale, perché di fatto, come accennava Claudio Bendini, ci sono tante cose ma poi non si capiscono quali siano quelle esigibili, quelle che realmente si collegano alle politiche nazionali e possono effettivamente essere portate avanti. L'altra questione è quella delle aree interne, a cui accennava anche Filippo Ciavaglia. Noi stiamo in questi giorni alla sottoscrizione della terza area interna, quella della Valnerina, e anche lì ci sono mezzi, risorse, opportunità, sì, a determinare condizioni, perché un tema che abbiamo solamente sfiorato è quello relativo alla sanità, e qui in Umbria questo tema è sicuramente importante, non è solo un tema campanilistico, come CGL CISL Umbria di Terni abbiamo le idee chiare, le abbiamo espresse, anche nei giorni scorsi abbiamo fatto un ragionamento su welfare insieme ai pensionati, cioè stiamo portando avanti tutta una serie di idee basilari che
che però devono essere attenzionati per tutte quelle che sono le indicazioni che poi il PNRR dà, e su questo è importante anche qui ragionare. Tutto questo contesto va bene, ma Terni ha una grande problematica, forse più grande rispetto a quelle di altre città, quella della glaciazione demografica. Qui ormai i nuovi nati sono sempre di meno, si rischia nel 2000, nell'anno corrente, proprio il record negativo, e anche questo penso che come sindacato, ma anche come politica, si dovrà costringere a rivedere qualcosa nelle nostre politiche, perché serve una politica demografica, assolutamente sì, vediamo come, quali possono essere gli strumenti, ma è tanto importante, penso, decidere di attenzionare, e qui sono d'accordo anche con quello, no, quel passaggio che ha detto, attenzionare una popolazione che nel frattempo continua ad invecchiare e che di conseguenza ha bisogno di un nuovo, di nuovi meccanismi di welfare e probabilmente di una nuova sanità. Chiudo veramente chiedendo, visto insomma che qualcosa da sindacalista insomma devo fare, chiedendo a Vasco se magari nelle prossime si creano le condizioni per poter parlare in modo particolare di AFT a Terni e riprendere quel discorso, no, che magari a certi tipi di rapporti che avevamo insomma con la politica, soprattutto in un momento come questo dove comunque articolo 1 no, dice la sua a livello governativo. Grazie. Io ringrazio molto Riccardo Marcelli per il suo intervento, che dimostra la ricchezza di elaborazione che c'è nel movimento sindacale dell'Umbria, a cui fa riscontro questa questione quasi incomprensibile, che nel momento in cui la regione ha definito il piano regionale di resistenza e rinascita, beh, questo piano regionale non è stato precedentemente e approfonditamente confrontato con i territori, in particolare con le organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto certamente dare un contributo molto, molto, molto importante. E Marcelli mette in evidenza questa questione demografica dell'Umbria. Sì, effettivamente è una questione di primissimo piano. L'Umbria perde popolazione. In assoluto, sta scendendo progressivamente, invecchia e perde popolazione. In una situazione di questo genere tutti i problemi si aggravano e il, diciamo così, l'intervento delle pubbliche amministrazioni diventa sempre più risolutivo, mentre esse manifestano una difficoltà progressiva e una mancanza di risorse. E questa alternativa, si apre una frattura che potrebbe avere nel futuro conseguenze difficilmente gestibili. E tutti quanti hanno, nei loro interventi, a cominciare da quello iniziale di Pietro Latino, sottolineato la necessità di politiche attive del lavoro. Latino ha addirittura detto che questo è uno dei tre argomenti fondamentali, perché ci vuole formazione permanente per poter affrontare i problemi di collocazione e di ricollocazione della manodopera. Su questo argomento io credo che Marina Mirabassi, che è proprio un'esperta di reinserimento al lavoro, possa darci un contributo che io considero fondamentale. Vorrei quindi chiederle se può fare adesso il suo intervento. Sì, grazie. Mi sentite? Perché purtroppo ho una connessione un po' bruttina. Sono Miriana Marabissi, ma questo è un errore che si fa, un cognome e un nome un po' particolari. E niente, buonasera a tutti, ringrazio per gli interventi, è stato un excursus molto interessante. Chiaramente il mio intervento si verterà un po' fino sulla mia esperienza professionale. Io sono un tecnico dei servizi del lavoro dell'ARPA Umbria, che penso conoscete tutti, è l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive, che in questo periodo è stata un po' sulla cronaca. Se avete seguito un po' le vicende anche politico-istituzionali, credo che
C'è stato un momento particolare che ha colpito, io utilizzo proprio questo termine perché mi sembra quello più appropriato, nel senso che la nuova giunta, che ormai non è più nuova, la prima cosa che ha pensato di fare è quella di mettere le mani sulla riforma uno istitutiva di ARPA, che tra le altre cose risale al 14 febbraio del 2018, per cui non è una legge antica o un'agenzia antica, anzi era un'agenzia che purtroppo, date le vicende ormai note politiche, era ancora in fase di organizzazione, di completamento, e ritenendo questa agenzia, secondo me, uno strumento essenziale, importantissimo, in una materia che riguarda tutti, che riguarda l'intero sviluppo economico della regione, io credo che in questi anni, sia da un lato che da un altro, perché poi i mali non nascono con questa giunta politica, nascono anche dalle vicende che hanno visto proprio appunto l'origine di ARPA Umbria, purtroppo la politica ha utilizzato sempre questa agenzia un po' come, utilizzo forse un termine brutto, non chiaro, come uno strumento di scambio. È sempre stato come un luogo dove forse gli interessi dei cittadini venivano dopo altri interessi. Perché dico questo? Perché tutto quello che avete detto prima è importante un passaggio, come ha ricordato adesso Paolo Brutti, che ha fatto Latino sul discorso della formazione. Cioè, non è che un'agenzia per il lavoro con connotazione pubblica ha soltanto il ruolo di in qualche modo fare da intermediazione fra l'offerta e la domanda del lavoro, ma l'agenzia dovrebbe adottare strumenti e avere politiche atte ad avere un quadro della situazione economica e sociale di tutto il territorio, e questo vorrebbe dire avere anche strumenti di una visione molto molto più ampia di quella che purtroppo si è succeduta nel tempo, perché ripeto, i mali venivano da un governo di centrosinistra prima, i mali vengono maggiormente da un governo di centrodestra, e scusatemi lo sfogo politico, ma noi abbiamo un assessore che milita nelle forze di Fratelli d'Italia. Io un pochino di politica qui dentro in questa discussione la vorrei anche risentire e ribadire e riportare, perché fa la differenza, e noi lo stiamo vedendo come operatori dei centri per l'impiego, come persone che tutti i giorni, io faccio questo lavoro da 18 anni, sono sul campo di battaglia da 18 anni, perché io sono a servizi dei centri per l'impiego, per cui parlo con le persone, mi occupo in primis di disoccupati, e quindi ho anche un'esperienza ormai, ma non tanto lavorativa, ma di conoscenza di quello che è il territorio, perché io sto al centro per l'impiego di Perugia, prima stavo anche uno sportello del Trasimeno, per cui credo di conoscere un pochino la realtà. In questo momento, da un anno, mi sto occupando di tirocini extracurriculari non finanziati, e vi garantisco che ho uno spettro abbastanza chiaro di quella che è la situazione. Aver messo mano politicamente a questa agenzia, alla sua riforma, nonché il nostro assessore ha sbandierato questa come una cosa più che positiva, e purtroppo, dico purtroppo, con una parte della minoranza in Consiglio Comunale che ha appoggiato questa legge, perché un consigliere comunale che fa parte dello schieramento minoranza ha appoggiato questa riforma, e sinceramente ne sono contrariata, ma come me credo altri operatori, perché anche se sono stati passati degli emendamenti, bisogna vedere la portata di questi emendamenti. Allora, tanto per farvela breve, se in un'agenzia pubblica, e ripeto, in materia di lavoro la connotazione pubblica per me è fondamentale, perché il ruolo principale che può avere un'agenzia pubblica nelle politiche attive del lavoro non è uguale al ruolo che ha un'agenzia privata, questo è chiaro, ma in questo momento noi abbiamo sdoganato l'apertura alle agenzie private, il che secondo me non vuol dire, come viene fatto il messaggio che viene passato, è quello abbiamo e diamo più offerta al cittadino, al disoccupato, ma quando mai ci sarà più offerta? Pensiamo a quello che è il lavoro interinale, a quello che è il lavoro interinale in Umbria, dove le persone vengono chiamate dalla sera per la mattina con stracci di stipendi. I contratti sono questi, quello che avete detto prima. Io mi occupo di tirocini, io sono sommersa dalle richieste dei tirocini, che se va bene non riguardano solo i giovani, assolutissimamente. Quest'estate, dato che il Covid ha un attimo abbassato la tensione, ho una richiesta di tirocini per ragazzi che frequentano ancora la scuola superiore, immane, tutti,
E è giusto, per carità, a quell'età fare un'esperienza lavorativa anche di un certo tipo, ma si parla di tirocini che vanno da 450 euro a 900 euro quando va bene, ma 900 euro sono per 40 ore settimanali su 6 ore. E mi hanno chiesto anche il notturno e io come soggetto promotore mi sono rifiutata, siccome la legge un appiglio ce lo dà, cioè ci chiedono di attivare tirocini anche per il lavoro notturno. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che si è indebolita la forza contrattuale, vuol dire che non c'è una vera spinta non solo a regolamentare quelli che purtroppo sono contratti definiti da normativa nazionale, perché se pensiamo al decreto legislativo 150 non l'ha fatto la destra, è nato, mi sembra, se non erro, Valeria mi può confortare su questo, da un governo di centrosinistra, laddove si è permesso una massima liberalizzazione dei contratti. Voi prima avete parlato della pericolosità dei contratti che ci sono in essere, ma siete a conoscenza dei contratti che vengono fatti in Umbria? Per carità, abbiamo anche delle imprese che poi assumono, per esempio, tirocinanti. Io sto cercando di fare un report perché dovrebbe essere utilizzato anche come strumento di confronto per vedere quante aziende serie abbiamo. Abbiamo delle limitazioni che la legge impone all'utilizzo di tirocini se poi non vengono questi trasformati in assunzione. Questi sono tutti strumenti che dovrebbero essere ancor più incentivati e controllati, è questa la parola giusta. Ma se si è fatta una riforma di ARPAL dove si vede invece che la dirigenza in mano al pubblico è una finta dirigenza che rimane al pubblico, ma si prevede un consiglio d'amministrazione con tanto di presidente, e voi mi capite che mi sorge qualche dubbio, anche rispetto alla libertà d'azione che noi come dipendenti e come operatori avevamo fino adesso. Perché se l'assessore ci parla di metterci in concorrenza per raggiungere gli obiettivi anche stipendiali che riguardano me e i miei colleghi, voi capite che diventa un giochino un pochino balordo. Nel senso che a quel punto, se io sono messa in concorrenza col privato che utilizza altri strumenti, io forse non avrò più quell'occhio di riguardo, fra virgolette, perdonatemelo, democratico, ma dovrò anche guardare alla mia posizione lavorativa, perché io probabilmente lavoro in una falsa agenzia pubblica. È questo che è stato permesso e che è gravissimo che sia stato permesso, ma non solo in Umbria, ma in Umbria a maggior ragione, perché ripeto, un CDA in un'agenzia che riguarda le politiche attive del lavoro e il lavoro in senso lato, con una connotazione così privata, non aiuta il disoccupato. Aiuterà il disoccupato ad essere ancora più precario. Perché se pensiamo solo alla legge 68 che verrà data in mano alle cooperative sociali, dove verranno offerti contratti a 3-4 euro senza più un controllo e senza più l'obbligo dell'assunzione a tempo indeterminato, come avviene adesso se c'è, deve essere il rispetto di un tot di disabili, ogni tot di occupati a tempo indeterminato, e quindi se passano per la legge 68 dei centri per l'impiego ci deve essere il rispetto di questa normativa e il fatto di proporre contratti a tempo indeterminato. Mi si viene a passare che questa sarà una soluzione per dare più possibilità ai disabili. No, i disabili rimarranno tali e avranno ancora più lavoro precario e mal pagato. Tutta questa operazione è stata fatta passare come un'operazione che aiutava di più il disoccupato, che veniva inserito all'interno del pubblico anche una mano privata. Noi ancora ad oggi, la legge è recente, la riforma, per cui non sappiamo gli effetti. Adesso uscirà il bando delle politiche attive. Nel passato c'era un attimo di condivisione, non sappiamo niente. Dopo 2 anni e mezzo di quali saranno di vuoto di politiche attive, 2 anni e mezzo, perché l'unico strumento che avevamo erano i tirocini extracurriculari non finanziati, che quindi sono in mano comunque alle aziende, alla loro sensibilità, e l'assegno di ricollocazione, l'ADR, che forse è uno degli strumenti che andrebbe controllato, incentivato, e reimpiego, che hanno funzionato finché noi potevamo avere qualcosa da dire. Ma se a noi pubblico vengono tagliate le gambe, perché vi faccio un altro esempio, si parla tanto di potenziamento, no? Noi avremmo la capacità assunzionale di 119 persone, ci sono 5 milioni di euro stanziati per l'Umbria, già da 2 anni non c'è verso di far uscire questi bandi, adesso usciranno, ma se il potenziamento di ARPAL, voi capite che vuol dire fare un concorso pubblico, no? I tempi che ci saranno dato il Covid, eccetera, e nel frattempo noi ci siamo corsi invece a fare la riforma della legge, ma questa cosa è studiata e ve la spiego. Perché si è fatto la corsa alla riforma della legge permettendo sì di far entrare i privati? Perché ci sarà il buono
il BUL, il famoso assegno unico, no, del lavoro, il buono unico del lavoro. Ma se noi non saremmo potenziati, probabilmente non riusciremo a seguire i 54.000 o 64.000, ho perso il conto, di iscritti ai nostri centri per l'impiego come disoccupati. Non potremmo fare quel lavoro che dovremmo, secondo la legge, fare di accompagnamento, perché siamo pochi gli operatori. In quel caso faranno entrare a piedi pari il privato. Il privato così darà la misura, se la spenderà e se la prenderà. Guadagneranno tre volte, prendendo l'assegno, facendo corsi di formazione, ricollocando le persone, e in questo modo impovereremo la struttura pubblica, che risulterà inefficiente, perché non potremmo essere concorrenziali in questa fase con gli strumenti del privato e con l'azione che ha il privato. E vedete che il giochino viene facile a smantellare quello che è un controllo pubblico delle azioni di politica attiva e di correzione, laddove invece c'era necessità di guardare quello che era il mercato umbro, di correggere alcuni strumenti. Non c'è stato mai permesso di fare una mediazione diretta nelle aziende, il pubblico che non va nelle aziende, noi aspettiamo le aziende, altro errore, perché vedo che quando le aziende si rivolgono a noi, con quelli che sono i contatti che abbiamo quotidiani, noi rispondiamo alle esigenze delle aziende e siamo anche efficienti. Non ci viene permesso tutto questo, e questa è un'altra azione grave. Questo succedeva anche prima. Io sono 18 anni che sto nei centri per l'impiego, 18 anni che sento dire: ma perché non possiamo andare concretamente noi a cercare le aziende, a fare un'azione di politica attiva? Ecco, queste sono risposte che la politica, purtroppo, per mille interessi, come ho detto prima, perché poi ci sono mille interessi, se si pensa alla formazione ci sono i soldi, perché ARPAL ha i soldi, noi siamo pagati dal Ministero, e il Ministero, il Governo, in questi anni i soldi per le politiche attive del lavoro ce l'ha messi. Una regione come l'Umbria non li spende, non li sa spendere e non li sta spendendo, e probabilmente il futuro saranno utilizzati per compiacere agli amici degli amici. Ci credo l'industria è contenta della riforma di questa legge? Ci credo, perché la Confindustria, che ha un ente formativo, entrerà a piedi pari. Io sono d'accordo che ci vuole la formazione permanente, non sono d'accordo quando l'assessore in parte mi dice la formazione deve essere rivolta guardando il mercato. Da una parte sì, ma non possiamo pensare che se la Confindustria o similari ci chiedono 100 operai di un certo tipo, noi facciamo solo la formazione di quel tipo. In questo modo proibiremo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, di formarsi laddove non riescono a completare altri studi e avere qualifiche professionali, per esempio, spendibili in tutto il territorio. Che stiamo facendo? La scuola regionale? Vogliamo fare alla formazione regionale? Ma pensate che il limite mentale sarà questo. E questo vorranno fare, e questo faranno con le associazioni di categoria, entrando in ARPAL, facendo delle politiche attive che noi come pubblico non avremo più modo di controllare. Io quindi, il mio è anche un invito alle organizzazioni sindacali più rappresentative, al partito, articolo 1, a chi ci rappresenta in Parlamento, per veramente controllare quello che sta succedendo, perché purtroppo io non sono un'accentratrice, ma credo che in materia di lavoro, forse se accentravamo tutto a livello ministeriale, era meglio in questi casi, perché sta avvenendo uno scempio a livello regionale, perché purtroppo non abbiamo una classe politica, e forse non l'abbiamo nemmeno ben avuta nel passato, che avesse la lungimiranza di far crescere questa regione. Questa regione è veramente impoverita. Ripeto, noi stiamo lavorando con le persone, offrendo tirocini, se va bene, da 800 euro. E questo non può essere il futuro, questo non può essere il recovery fund. Se arrivano delle risorse, ci vogliono dei progetti concreti con le aziende serie, e vi garantisco che aziende serie che vogliono assumere, che fanno contratti seri, ci stanno, ma vanno cercate, vanno sollecitate, soprattutto dall'area pubblica. Non si può fare i ragionamenti con quelle aziende che oggi hanno una ragione sociale, l'anno prossimo falliscono, fanno un'altra ragione sociale, non pagano i loro debiti, schiavizzano i lavoratori e continuano a fare i loro interessi. Questa è la cosa grave che non si sta perseguendo. Purtroppo, una chiacchierata anche con chi di noi a vario titolo sta sul territorio e lavora ogni giorno con la gente e sente quelli che sono i racconti veri, i ricatti che ci stanno, gli strumenti di controllo, va rafforzato l'ispettorato, gli ispettorati devono entrare dentro le aziende, devono muoversi, gli ispettori qualche anno fa erano stati in qualche modo anche aumentati come numero.
quello è un altro strumento che va utilizzato, perché altrimenti c'è non solo il lavoro nero, che ce n'è tanto, ma dopo è chiaro che il lavoratore farà il reddito di cittadinanza e un compenso di 450-500 euro al mese e lavorarne 40 ore preferisce il reddito di cittadinanza. Anche questo è un ragionamento da fare. Poi ci sarà anche chi non ha voglia di lavorare, ma c'è anche una situazione di questo genere rispetto ai contratti. Quindi, e concludo, scusate se sono stata lunga, ma le cose sarebbero tante da dire. Attenzione, utilizziamo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Facciamo un controllo politico, mi raccomando, su quello che succederà verso ARPAL, perché ARPAL non è una delle tante agenzie della Regione Umbria. ARPAL è l'agenzia del lavoro e riguarda tutti, tutto passa da qua. Ci sono tante risorse a disposizione di ARPAL. Io chiedo un controllo sindacale e politico di ARPAL, perché quello che avverrà nel futuro, già per esempio il fatto che si vocifera che arriverà un presidente del consiglio di amministrazione vicino a Fratelli d'Italia da Roma, si fa la fine della sanità col direttore che viene dal Veneto. Ma vi rendete conto che vuol dire questo? Cioè non avremo più autonomia gestionale, perché la riforma parla di controllo politico e decisionale organizzativo della programmazione del consiglio di amministrazione. Quindi il controllo è meramente politico. I tecnici dovranno, e i dirigenti, soltanto eseguire gli ordini, senza un minimo di discussione politica, perché non avverrà questa, non avverrà. Quindi quello che è il mio invito, a stare attenti, perché se si vuole veramente incidere a livello regionale, a livello di sviluppo economico a questa regione, bisogna anche controllare e in qualche modo sorvegliare quelli che sono gli strumenti a disposizione. Scusate se sono stata lunga e se vi ho forse annoiato, ma è quello che sentivo di dirmi. Grazie a tutti. Grazie, grazie Marina. Adesso così evito i cognomi. Miriana, mi chiamo Miriana. Anche sui nomi. Allora Miriana, io credo che la denuncia che abbiamo sentito sia stata formulata con grandissima efficacia, senza troppa retorica e andando direttamente al sodo. Ora, io penso, qui ci sono i sindacalisti e hanno sentito e potranno fare tesoro delle cose che hai detto. C'è c'è Latino che ne potrà parlare in articolo 1 e ne potrà parlare anche con Orlando, perché poi alla fine si è capito che la politica è fondamentale, le decisioni, le scelte che fa la politica sono fondamentali e la vigilanza su tutto questo grandissimo argomento fondamentale argomento del mercato del lavoro è decisiva in questo momento in cui si tratta di ricollocare, addirittura si pensa, alcuni milioni di lavoratori da un'attività a un'altra attività, e ci sono i giovani che premono senza lavoro alle porte delle imprese. Ora voglio salutare qui adesso Vasco Errani, parlamentare di articolo 1. In Umbria lo conosciamo anche per essere stato in modo molto valido commissario per il terremoto, l'ultimo terremoto che ha colpito la nostra regione. E ha sentito tutto il dibattito, ha capito quali sono gli argomenti che ci premono in questo momento così fortemente. Io voglio dargli la parola per sentire quali sono le sue opinioni conclusive. Sì, grazie dell'invito. Ho ascoltato attentamente, poi Piero mi aveva inviato un po' di documentazione che mi sono guardato questo studio dell'IRES. Devo dire che sono rimasto colpito, poi mi avete parlato negli interventi di della ricerca regionale che la Banca d'Italia fa su tutte le regioni. Devo dire che sono rimasto piuttosto colpito da questi dati molto allarmanti che riguardano l'Umbria. Peraltro mi è giunta anche una notizia che devo capire, devo verificare, ma di una situazione molto critica per quello che riguarda l'equilibrio dei conti in sanità. E questo può diventare strategicamente, lo ha detto il compagno della CGIL di Perugia, un problema
molto serio. Allora, fermo restando le cose che, almeno per quella parte che sono riuscito ad ascoltare, che non voglio riprendere, cioè il tema degli ammortizzatori, il tema degli ammortizzatori, voglio solo sottolineare questo, Piero. Sì, costo 4 miliardi e mezzo, ma questa è una battaglia decisiva. Cioè qui mi viene da dire ci sono poche mediazioni. O il nuovo strumento degli ammortizzatori è uno strumento universale che riesce a rispondere alle diverse tipologie del lavoro, o noi ci troveremo in una situazione sociale assolutamente allarmante. Sulla legge di rappresentanza mi fa piacere, ho sentito sia i compagni della CGIL, della CISL, della UIL sostenerla. Io, è un tema che per me è carissimo, anche perché il numero ormai di contratti nazionali tra virgolette regolari rappresenta una cosa inaccettabile. Pensate solo ai problemi della logistica, pensate ai problemi di alcuni settori economici produttivi. Ma preferisco provare a fare una modesta, con i miei limitati mezzi di conoscenza, a fare una riflessione sull'Umbria. Allora, premessa, il PNRR è una grande opportunità. Bene, va bene. Ci sono le scadenze. Io penso, è una mia opinione personale, che uno dei punti più deboli e fragili del PNRR sia la mancanza di una strategia di politica industriale in questo paese. E questo mi preoccupa, così come mi preoccupa quello che avete detto la Presidente della Regione, vale a dire se non ce la faremo prenderemo i progetti. Ecco, attenzione che questo, progetti già nei cassetti, eccetera, questo è una grande questione che abbiamo di fronte. Perché io sono convinto che fra qualche mese ci saranno soggetti che presenteranno progetti pronti. Ma se questi progetti stanno fuori da una strategia, non facciamo il salto di qualità che siamo obbligati a fare. Obbligati. Da questo punto di vista, due cose. Il compagno della CISL di te mi ha chiesto, io sono disponibile a tenere un rapporto anche stretto sulla questione dell'AST, che conosco da una lunga storia e vertenze relativa prima alla Thyssen e a tutte le dinamiche relative alla Thyssen, se non altro anche perché la Thyssen aveva un'impresa anche in Emilia Romagna e dei tavoli con la Thyssen. La Berco. Esatto, bravo la Berco. Ora adesso siamo di fronte. Ecco, per esempio, prima cosa, io facciamo una chiacchierata, interrompetemi quanto volete, perché facciamo una chiacchierata per vedere se può essere utile. Prima cosa, io mi chiedo, ma a fronte di una situazione così grave, peraltro con crisi, San Gemini, Treofanna, AST, così significative, come sia possibile che in regione non ci sia un tavolo permanente sulle crisi con, prima di tutto, le rappresentanze dei lavoratori, i sindacati, ma magari poi allargate ai parlamentari per poi fare un lavoro di sponda rispetto al MISE e ai tavoli che il MISE deve fare, perché intendiamoci, la questione JP Morgan o una cordata italiana, con quale progetto industriale, con quale prospettiva, è l'elemento decisivo. Cioè, a proposito di PNRR, lì o si apre una prospettiva o viceversa ci si può trovare di fronte ad una situazione dove
si chiude di fatto una storia. Allora io dico, noi come articolo 1, ma credo tutto il centro-sinistra, unito in Umbria, deve proporre un tavolo sulle crisi, che vede i sindacati, ma cioè non possiamo, diciamo così, lasciare l'iniziativa, diciamo così, estemporanea, non coordinata, non costruita, perché bisognerà anche stabilire quali sono i punti irrinunciabili su cui si fa la trattativa al MISE con il governo e quali sono, rispetto a questi punti irrinunciabili, le politiche di accompagnamento, per esempio relative alla formazione. Ma poi su questo torno. Io penso che da questo punto di vista, Piero, dovremmo provare a fare un po' di rete con il PD in primo luogo, i 5 Stelle, tutte le forze che, diciamo così, debbono farsi carico di promuovere un confronto con la regione che vada oltre, diciamo, la estemporaneità. La dico così perché credo che ci capiamo. Per quello che riguarda invece il tema più complessivo, cioè PNRR, io penso, sì, è vero, in Emilia il PNRR si è innervato sul patto per il lavoro e la transizione ecologica, che viene da una lunga tradizione di patti con le forze economiche e sociali, CGIL, CISL e UIL, ma anche le forze imprenditoriali, la rete dei comuni. Cioè, qual è la prospettiva? Io credo, rispetto anche a un processo oggettivo di deindustrializzazione che si è realizzato, io credo che ci siano due concetti fondamentali su cui lavorare. Uno è la formazione, e mi pare fosse Marcelli che ha detto che la vera sfida è la programmazione 21-27 dell'FSE, oltre al tema del PNRR. E da questo punto di vista sono molto d'accordo, è una battaglia che ho fatto duramente in Emilia, sono molto d'accordo con Miriana quando dice che non è che noi possiamo fare la formazione matura, solo la formazione matura, perché con i processi di innovazione che sono in atto noi rischieremmo di formare professionalità e competenze che di fatto rischiano di essere non adeguate, cioè non può dominare la formazione l'impresa. L'impresa deve essere un soggetto con cui si costruisce un'interlocuzione molto seria, ma la formazione è lo strumento per promuovere innovazione e per, diciamo così, affiancare l'altro tema che secondo me avete sottolineato poco, l'altro tema è la ricerca. Sulla ricerca, cioè qui, quali sono fra 10 anni gli attrattori fondamentali di questo territorio, del vostro territorio? E su che cosa? È l'aerospaziale? È, rispetto a come va a finire la questione degli acciai, come qualifichiamo la rete, diciamo così, della subfornitura? Perché anche la rete della subfornitura ha bisogno, fondamentalmente siamo nel 2021, ha bisogno di internazionalizzazione perfino, oltre che di innovazione e ricerca, e di essere accompagnata.
Questo, per esempio, è una scelta strategica che la regione deve fare se vuole dare una prospettiva a quel territorio. Così come per quello che riguarda la parte di automotive. Parliamoci chiaro, il nostro automotive, anche in altre realtà, penso dal Piemonte, da Torino alla nostra, dove c'è pure una rete, cioè, l'automotive è di fronte a un processo rapidissimo di innovazione, rapidissimo. Pensiamo al tema dell'elettrico e barra al tema dell'idrogeno e a tutte le conseguenze che dal punto di vista del cambio rispetto ai combustibili fossili ha anche sull'automotive. Ma noi queste imprese che da sole non ce la fanno, le accompagniamo? C'è un progetto nel PNRR che si aggancia peraltro al progetto che c'è nel PNRR nazionale per promuovere un salto di qualità di queste imprese? E sulla base di questo discutere della qualità del lavoro e della sicurezza? Cioè, io dico, se non lo facciamo ora, quando pensiamo di farlo? Secondo punto, il welfare. Sì, ha ragione Brutti e ha ragione il segretario della CGIL di Perugia. Non c'è dubbio che il sistema di welfare territoriale è stato per l'Umbria un grande elemento di non semplicemente ammortizzazione, di ammortizzatore, ma anche di redistribuzione. Ora, qui c'è tutta una riflessione da fare, perché il welfare richiede una radicale riforma. Prima il compagno della CGIL pensionati ha scritto sulla chat che 70 su 100 sono anziani o disoccupati. Noi abbiamo un dato demografico che ci obbliga a cambiare il welfare, non autosufficienza, assistenza, domiciliarità, servizi diurni e servizi di sostegno alla non autosufficienza in domicilio sono gli strumenti chiave. Attenzione che qui c'è lavoro, c'è occupazione, ma bisogna fare una sfida di innovazione e di riforma e sul piano della legislazione nazionale, su cui stiamo cercando di lavorare, e sul piano della legislazione regionale, perché per esempio il massimo ribasso è qualcosa che va soprattutto per tutto, ma in particolare in questo settore, che va assolutamente eliminato, perché stiamo parlando di servizi alle persone, non stiamo vendendo frigoriferi, stiamo parlando di servizi alle persone. Allora, accreditamento e controlli anche nei servizi dell'impiego per la sicurezza sul lavoro. E perché io sono preoccupato di una cosa. Tutti noi abbiamo detto che il Covid cambiava tutto. Allora diciamo meglio, io adesso la direi così, il Covid dovrebbe cambiare tutto. Ma io non sono sicuro che la direzione di marcia senza un'iniziativa forte, sindacale, politica, dei cittadini sia nella direzione di cambio e di innovazione che noi auspichiamo. Un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modello sociale. Ma in questa riforma del welfare c'è tanto lavoro e deve essere lavoro di qualità. E da questo punto di vista c'è bisogno di legislazione nazionale e legislazione regionale. Insomma, io credo che siamo di fronte
a un grande passaggio, a un'innovazione profonda, che se non interpretiamo, temo che la direzione di marcia sia negativa, un po' come quella che avete osservato voi quando vi siete confrontati sul PNRR della Regione Umbria, che si scelga la linea della competitività, la linea folle, peraltro folle, della competitività sul basso e quindi bassi salari. Ma per esempio è stucchevole, ha ragione Miriana, è stucchevole, purtroppo la sento anche in qualche ambiente del centro-sinistra, è stucchevole questa storia che il reddito di cittadinanza ha impedito e impedisse di trovare lavoro e figure di lavoro. Ma io non so, prendo, così non parlo dell'Umbria, prendo la Riviera Adriatica, ma lo sapete com'è la condizione di un ragazzo o di una ragazza che va a lavorare in un bagno, in un albergo, sulla base di contratti, tra virgolette, orari praticamente indefiniti, e se non accetti il giorno dopo non ci sei più. Guardate che si sta ponendo un grandissimo problema che noi abbiamo posto, vero Piero, anche nel nostro documento, un grandissimo problema. Se noi non troviamo delle forme, un nuovo statuto dei lavoratori, la legge sulla rappresentanza, perché ho detto prima il tema degli ammortizzatori universale per tutti i lavori, la frantumazione del lavoro e perfino l'oggettivo conflitto tra me che ho un contratto e tu che ne hai a tempo indeterminato e facciamo lo stesso identico lavoro nella stessa azienda, e che quando io ti chiedo di darmi una mano per fare un salto di qualità tu ci pensi, perché ti chiedi se questo non significa mettere in discussione la sicurezza del lavoro. Cioè, noi siamo dentro questi processi, ai processi che tolgono i freni nella funivia, perché sono segnali, tolgono i freni nella funivia e succede quello che succede, cambiano le caratteristiche delle macchine per rendere più veloce e succede quello che succede. Insomma, c'è una grande battaglia politica, su questi punti, con una visione. Ripeto, per quello che posso fare e per le mie capacità sono disponibile a lavorare con voi, a vederci, magari non attraverso una call, sono alla quinta ora di call, sono, ve lo dico sinceramente, abbastanza affaticato, ma vediamoci, proviamoci a lavorare, ma prendiamo un'iniziativa come articolo 1, parliamo col PD, con i 5 Stelle, eccetera, e presentiamo delle richieste, facciamo un'iniziativa in Consiglio regionale, andiamo a fare un'iniziativa in Consiglio regionale e invitiamo CGIL, CISL e UIL, le associazioni imprenditoriali, e poniamo il tema. Cioè, io credo che possiamo muoverci, ecco. Ho finito. Bene. Io ringrazio moltissimo Vasco e Rani per queste cose che ci ha detto e che ci fanno sperare veramente che si possa fare qualcosa. Naturalmente noi siamo disponibili per proseguire questo ragionamento e andare avanti e fare tutte le cose che si possono fare. Vedremo anche di coinvolgere il PD, i 5 Stelle, e vediamo. Ora, sì, non è presto, sono quasi le 8, però qualche minuto ancora ce l'abbiamo. Se c'è qualcuno di quelli che hanno seguito la discussione che vuole intervenire a questo momento, o qualcun altro che vuole fare una sottolineatura sulle cose che ha sentito, qualche minuto ancora è possibile. Siamo a posto così? Ma io, se posso, visto che... Marcelli.
Ma in maniera telegrafica, perché mi è arrivato un messaggio su WhatsApp tra gli altri che mi ricordavano anche che della questione, sempre ternana, della fabbrica d'armi, che è una questione di questi giorni attuale, quindi se posso 30 secondi. Prego, prego, Marcelli, avanti. Sempre al nostro interlocutore, ma velocemente, perché dopo 5 ore di videoconferenze, insomma, ne so qualcosa. Fabbrica d'armi, azienda chiaramente statale, che rischia di chiudere perché le persone stanno andando in pensione e non c'è il ricambio, non ci sono le assunzioni. C'era stato qualche mese fa anche l'impegno di Orlando, poi nel frattempo diventato anche ministro, rispetto a un piano di assunzioni che speriamo si concretizzi quanto prima. Non ho capito come si chiama l'azienda. È noi la chiamiamo la fabbrica d'armi, in realtà è il polo di armamenti leggero, insomma, PMAL, e però come fabbrica d'armi, e ripara le armi, in questo caso quelle dei carabinieri soprattutto. E ecco, c'è questo processo in corso di pensione di persone che vanno in pensione e che non c'è il ricambio, come CGL CISL UIL, io do sempre, c'è tra l'altro proprio il collega che segue la categoria della CGL, che ha elaborato, insomma, insieme agli altri, un bel documento dove è prevista e proponiamo la staffetta generazionale, dove nonostante tutto ci siamo messi proprio nelle condizioni per dire proviamo a convincere e a sostenere le assunzioni in somministrazione a tempo determinato e quant'altro. Stiamo proponendo anche qui di proprio attraverso la staffetta generazionale di elaborare una cosa tipo quella degli ITS, proprio per non disperdere le tante professionalità che ci sono all'interno di questo stabilimento. E c'è, e chiudo sul serio, il precedente di tutto questo, che è l'arsenale di Taranto, dove è stata riavviata la scuola che all'epoca esisteva anche a Terni. Ecco, secondo me anche qui, proprio sulle conclusioni che hai fatto, dovremmo come comunità e come forze politiche unire, insomma, sostenere anche in questo caso questo tipo di proposte, perché poi servono veramente a far mantenere in vita questa attività, a meno che non ci sia un'intenzione politica diversa. Ma qui adesso chiudo sul serio. Va bene. Io credo che sull'idea di un tavolo sulle crisi aziendali presso la regione ci si possa lavorare. Sentire anche il PD e i 5 Stelle se sono d'accordo in un ragionamento di questo genere, e in questo caso cominciare a lavorare su questo e convocare le organizzazioni sindacali e quelle datoriali per far diventare emerso e o emergente una cosa che per adesso ancora nell'opinione pubblica viaggia un po' sott'acqua. Detto questo, se non ci sono altri interventi, e mi pare che non ci sono, io ringrazio tutti quanti moltissimo, a risentirci presto e proseguire soprattutto insieme il lavoro che stasera possiamo considerare iniziato. Grazie e a presto. Ciao, grazie a tutti. Ciao Vasco. Ciao. Grazie Vasco, grazie a tutti. Ciao, grazie a voi, ciao. Arrivederci a tutti, arrivederci. Ciao Mariana, grazie tante. Ciao.